Posina come Venezia, un carnevale strepitoso. Domenica 1 febbraio, a partire dalle 14.30, le vie di Posina si sono calate nell'affascinante e giulleresca atmosfera del carnevale. Un appuntamento che la consuetudine vuole accordare ai più piccoli, ma in grado di stendere anche i visi degli adulti regalando sorrisi. Un indubbio successo di pubblico con le vie gremite di famiglie, dove a fare la voce grossa è stata la musica, i carri allegorici e una animazione di tutto rispetto. Tradire la realtà per cedere il testimone all'onirico era l'obiettivo del carnevale di Posina, messo in scena dalla macchina organizzativa della Proloco, e così è stato. Entusiasta anche il primo cittadino, Andrea Ceccherello. Beh, si vive bene qualsiasi occasione per promuovere il paese, promuovere i nostri prodotti è valida. È una novità portata dalla Proloco, è un momento per conoscere il paese. Rappresenta la cittadinanza, è un'occasione per le famiglie di ritrovarsi. Carri allegorici, tra coriandoli e maschere, hanno sfilato lungo le vie del paese, un modo originale per ribaltare l'ordinaria disciplina a favore di un simbolico e vivace caos. Ottima impressione anche per il presidente della Proloco, Alberto Benetti, il quale ha ringraziato i carri presenti e tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte affinché la manifestazione potesse avere il successo meritato. Secondo me è stato un ottimo risultato, visto che è solo il secondo anno che lo facciamo, la seconda edizione. È stato un ottimo risultato, il tempo ci ha aiutato perché quello fa tutto, però è venuta molta gente e sono stati tutti contenti. Ma parliamo anche degli altri appuntamenti che la Proloco di Posina va a realizzare. Sì, abbiamo tanti appuntamenti, soprattutto nella parte estiva e autunnale. In primavera siamo abbastanza fermi, invece a luglio cominciamo già verso la fine di luglio con una manifestazione di bollicine sotto le stelle che penso di riconfermarla anche quest'anno. E poi facciamo la festa della birra in agosto, la prima settimana, la sagra sempre in agosto. E poi andiamo a fare tre grosse manifestazioni ad ottobre con la camminata delle tradizioni, che è una camminata sulle nostre contrade con un bel giro nei boschi e con raffiguranti anche nelle nostre contrade. E poi c'è la mostra mercato, ormai conosciuta da tutti, che sono 20 anni, 30 che la facciamo e la viene il mondo. A sigillare la giornata è intervenuto direttamente da Tusique Bales, show in onda sulle reti Mediaset, il finalista Eric Granzon con Pirotecnica Sant'Antonio, il quale ha strabiliato il pubblico presente con uno spettacolo di eccezione. Sì, questa sera qui a Posina, oltre ad aver proposto una nuvola di coriandoli, soprattutto i carri allegorici e soprattutto sopra i bambini a cui hanno partecipato a questo carnevale, stupiremo tutti gli abitanti e tutti i partecipanti a questo carnevale con uno spettacolo tradizionale, uno spettacolo ricco di colori, ricco di effetti e soprattutto una sorpresa finale. Andiamo anche nel dettaglio di quello che è uno spettacolo pirotecnico. Che tipo di fuochi? Come si chiamano? Che nomi hanno? Crisantemi blu, salici oro con punte blu, i salici rossi, i crisantemi verdi e blu. E poi, infine, chiuderemo lo spettacolo con una serie di effetti velocissimi che stupiranno tutti i partecipanti. Cause it's part of my genes, I had to count our position. 1, 2, that's normal competition. Boom. Scooby Dee Bop, watch the bomb explode. Riding for my bro, so I put a show. Grabbing a mic to speak about our dreams. Cause this is how we roll. How we roll.